Buongiorno a tutti e a tutti. Come avete ben compreso, è arrivata la seconda ondata della pandemia. Sappiamo già come comportarci. Oggi vi richiamo tutti a rispettare nuovamente le norme igienico-sanitarie e i provvedimenti che saranno presi dal Comune e dalle autorità. Lo abbiamo fatto in questi 6 mesi e è ancora più importante farlo adesso. Ricordo le misure sanitarie indispensabili: tenere la mascherina, lavarsi le mani, tenere 1 metro di distanza minimo dalle altre persone e soprattutto evitare gli assembramenti. Nelle prossime ore, nei prossimi giorni, prenderemo altri provvedimenti necessari. L'obiettivo comune, la parola d'ordine comune che vi propongo è rispetto. Rispettiamo le vittime che ci sono state fino ad oggi, rispettiamo il personale sanitario, rispettiamo le forze dell'ordine, il personale impegnato nei trasporti, rispettiamo soprattutto la nostra scuola. Dobbiamo permettere di continuare le lezioni per i nostri figli. E quindi vi invito a questo, a collaborare come avete fatto finora nella stragrande maggioranza dei casi, a collaborare per applicare queste misure. Vi chiedo di restare in casa se non è proprio necessario uscire. Vi chiedo di evitare le feste private, vi chiedo di evitare le feste di laurea, qualsiasi tipo di assembramento che oggi, rispetto alla necessità di contenere la pandemia, si può tranquillamente rinviare. Faccio appello al vostro senso di responsabilità che avete già dimostrato, non mancherà l'impegno nostro. Ne potete essere sicuri, il Comune è presente insieme alle forze dell'ordine e alle autorità sanitarie. È molto importante che tutti comprendiate che non c'è spazio per una libertà intesa faccio quello che mi pare. Si dice, forse giustamente, che il contrario del coraggio è la paura. Io penso che oggi il contrario del coraggio sia la vigliaccheria. E la vigliaccheria è esattamente pensare di fare quello che ci pare ed essere indifferenti rispetto alle persone sotto cura e alla possibilità di evitare i contagi. Conto su di voi. Finora abbiamo dimostrato che siamo una città in prima linea per il nostro senso civico e il rispetto delle regole. Vi chiedo di continuare così e di comprendere che i provvedimenti che prenderemo più avanti, se saranno necessari, sono provvedimenti che cercano di limitare la diffusione del contagio. Grazie.